Fino a 40 anni fa, in Italia, se una donna subiva una violenza, era costretta a sposare il proprio aggressore per salvare la reputazione di lui e l'onore della propria famiglia. Per fortuna però, nel 1965 c'è stata una donna che ha avuto il coraggio di dire di no. Si tratta di... Franca Viola, nata nel 1948 ad Alcamo, un paesino della Sicilia. All'età di 17 anni, Franca viene rapita da Filippo Melodia, suo ex fidanzato affiliato alla mafia. Viene segregata in un casolare vicino al paese e stuprata ripetutamente. Per la visione dell'epoca, il problema non era che la ragazza avesse subito una violenza, ma era la compromissione del suo onore e di quello della sua famiglia. Onore che sarebbe stato ripristinato unendo in matrimonio la vittima e l'aggressore, la cui fedina penale sarebbe quindi stata ripulita. Si trattava del cosiddetto matrimonio riparatore, che non era semplicemente un'usanza popolare, esisteva una legge a consentirlo. Ci voleva molto coraggio all'epoca per rifiutare un destino simile, e se oggi parliamo di Franca Viola è perché lei questo coraggio l'ha avuto. Cruciale nella sua storia è il ruolo del padre, Bernardo Viola. Per la prima volta un padre di famiglia decide di rinunciare a onore e amici pur di rispettare il volere della figlia. Inizia una battaglia legale che dura tanti anni, ma cresce a mettere in discussione il codice penale. Alla fine, Filippo Melodia viene incarcerato e 16 anni dopo l'accaduto, il matrimonio riparatore viene finalmente abrogato dalla legge italiana.